Senatore, perché votare a Isernia Gabriele Melogli? È la risposta più concreta e direi meglio preparata per una stagione della politica in cui i sogni dei populisti si sono infranti contro la realtà. Proprio qui a Isernia la coalizione tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle è la traduzione dei fallimenti che hanno segnato nel tempo, fino alla nuova stagione di Draghi, i fallimenti del tempo giallo-rosso. Io credo che in modo molto plastico qui si possa riproporre non la politica vecchia, ma la politica buona, che non ha un carattere legato al tempo, ma è invece un carattere legato alla concretezza, cioè la capacità di fare e fare bene e fare presto. E parlando della situazione del centrodestra, come giudica la situazione attuale anche con Fratelli d'Italia? Credo che per interpretare questa divisione bisogna rifarsi anche in questa circostanza allo scenario nazionale. C'è un centrodestra che sostiene il governo e sostiene cioè il tentativo di buonsenso affidato a Draghi di far compiere all'Italia un balzo in avanti dopo la crisi pandemica. E c'è un centrodestra che purtroppo si rifugia in petizioni di principio, cioè in richieste senza se e senza ma che non incontrano il dato di realtà. Io penso quindi che anche coloro che hanno tradizione, affetto, cultura legata al movimento di Fratelli d'Italia altro non possano fare che capire in questa circostanza che il voto utile prevale sul voto di appartenenza.